Stiamo entrando per la prima volta nel dungeon di Munchkin e ci stiamo sfidando tra di noi. Questa è già una roba importante perché potrebbe finire qua il canale. Cioè, potrebbe essere l'ultima cosa che vedete. Vabbè, dai, è andata bene che la prima è andata così, almeno ci ho preso esatto, le mani con il funzionamento. Sì, perché dovete sapere, cari amici, che abbiamo fatto una partita prima, ma Giulio si è disconnesso perché stava perdendo male. E allora... è vero. Già, ha scelto di fuggire. Io ho già pronte delle carte che... No, non è vero. Però... E sono già riuscito a salire di livello. Oh, io ho tolto il nasone. Io ho Magari messo... è quello il problema. Nel dubbio. La classe io posso cambiarla, la gioco, poi non posso più rinnegare la classe, vero? Sì, sì, puoi rinnegare la classe. Ah. Dipende dai tuoi professori. Hai ragione. Ma vai a cagare. Giulio l'hanno rinnegato già tutti, ovviamente. Esatto. Battuta qua... Io mi disconnetto anche dalla vita ogni tanto, che parlo. No, perché questa è un'informazione personale che non diamo via video. Non diamo informazione personale via video. Ma... Esatto. Se volete parlare con Giulio, chiamate il 334... No, 348 348. Sintofonare Giusy. Giusy. Se non avete capito il numero, cercatelo in tutti i bagni della Twilight d'Italia. Esatto. Lo troverete scritto con delle ditate di Nutella. Arturo, come sei messo? Sto aspettando, mi dice opponent io è Simone che roba. No, sono io che sto io fatto. Ok, sei tu. Io vedo Simone rotante. Allora. Io vedo Asganawa. Awanagana. Vai Giulio. Ok. Vedo che allora. Tocca a te. Più 10 al mostro. Warrior. Madonna, più 10 a... Allora, provare a tanto allora io faccio questo, tanto cambio la classe. Io sapete cosa vi dico? Che non l'ho mai fatto, cerco dei problemi. Allora sei arrivato nel posto giusto, non sono cose che non spiegano, però via, in effetti via video, No, direi che non posso no, perché non ho assolutamente un mostro. Se non hai carte No, ho un mostro ma è troppo alto di livello, quindi no. Okay. Perché sono una persona conservatrice. Allora, un attimo che butto via. No, questo lo tengo. Questo magari lo tengo. Questo lo tengo. Questo, cacchio, le terrei tutte. Vabbè, questa, senti. Due carte devo eliminare. Dai, elimino i mostri. Top. Oh, molto bene. Hai Awana. Che già 10, tra l'altro, di forza. Io già ho già... Oh, Pukachu. Io lo attacco. Pukachu fa veramente schifo. Vai. Vai, gioca tranquillo. Che non vai, ti vai, gioca tranquillo. Sei tra amici. Grazie. Fidati. Come disse Renzi, Enrico, stai sereno. Ecco, certo. Non succede niente. È vuoto? Ah no, ok. Allora, scarta... Pensavo se fosse già inchiodato il gioco. No. Già di dire, ecco. No, allora... La fortuna bardica. Devo scartare... Quella che non vuoi tenere, tipo. Esatto, quella che non voglio tenere. questa. Urca. Allala. Sei uno che non banda, che non bada ai soldi, bro. Che non banda. Sei un crazy. Ok. Se riuscite a tradurre quello che stai dicendo, scrivetecelo nei commenti. Esatto. Diamo una charity card. Che non voglio. Non scrivendo ok. Usi del side. Adesso ho pensato, dato che quando aspetto troppo mi disconnette, le prossime azioni le faccio a caso, di allora, corsa. Diamo a Tash questa carta qui che per adesso secondo me non gli serve.
Ma perché non potevo entrare nella porta a cercare problemi e tutto il resto? Perché hai beccato il mostro. Ah, giusto, coglione. Ti do un consiglio, Andrea. No, oh, ma che sfiga. Ti dammi un consiglio. Se ti capita ancora di avere una carta di valore 800, mettitela nello zaino e basta. E rivendila quando dai l'altra. Hai ragione, ne da 200 di famiglia. Che pirla, non mi ricordavo più. Quando l'hai venduta è stata proprio, purtroppo vendendo, cioè, dandola via così non possiamo fare niente. Beh, però certo. Giusto, ti conviene, anche se non la puoi usare, te la setti nello zaino, piuttosto la vendi quando arrivi a Milda. Quando diciamo una cosa, quali sono le carte che si possono vendere? Tutte, quelle che hanno il valore sotto. Quindi tutte le carte oggetto. Bene, bene. Ogni carta che ha un valore è un oggetto. Attenzione, 5-1, è qua. Questo consiglio ti ha valso una carta in debito. Esatto, e io allora giustamente... Simone lotta contro Nemo e lo lasciamo lottare, esatto. Livello 1. Sì, ho appena perso un livello per una carta, lasciatemi in pace. Sì, il pesce d'oro, via. Oh, almeno mi riprendo il mio livellino. E via. Cos'è che madonna? Oh madonna, vabbè. No. Dopo per guardo. Me è un terrore che si inchiodi sempre. Se no. Cos'è sta roba? Meno 5 al mostro per Arturo. Dico questo. Tanto sento dei suoni strani. E i rumori sottofondo sono importanti, Cesare non è qua in stanza. Elettri contro rane morale di pipistrello. Figo questo. Vai. Rane pipistrello. No. Vai. Ah, scusa, vai. Vi siete fatti un amico. Tutti quanti. Se avrete bisogno di me vi sosterrò. Sì, come no. Guarda, bene. Sono... Quindi, fino al livello 8 ci crediamo. Ci credo, guarda, ci credo subito. Datevi. Quanta roba ci sta? È l'ora di Taz, quindi a sto punto illimitata, cioè solo quello chiaramente che puoi tenere equipato, e invece se solo nello zaino senza limiti. Ah. Okay. 3872 orchi. Bene. Sono tanti, E valgono solo 10 come livello, pensa. Allora, ho giocato una carta che mi porta al mostro a livello 1 e quindi spero che siamo contenti per allora. Ma smettila che sono a livello 1. Aspetta. No, sto fermo. Mamma mia, che noioso. Anche se... Però ha tentato da cosa? Niente, mi è divertito troppo fatto incavolare. Mi fa ridere. Sai cosa ti fa ridere? Come i bambini e le parolacce. Dici, cacca. Mi fa ridere. Poi io mi irrito, quindi sono hai nove molto... carte, magari danno a qualcun altro. Dare carte qua. Adesso prima di regalare le carte a voi. Proprio. Non come gente a casaccio che le butta via, per dire. Esatto. Prima di dare le carte a voi, vedo se posso utilizzarle. Il familiare casomai. Self or level, ladies and gentlemen. Tutte queste carte. Qualcosa devo fare, devo inventarmi. Intanto adesso che non potete sbattermi fuori con i vostri trucchetti, io sono a livello più basso, perché quando sono a livello alto vi inventate le strategie. Cari miei. Troppo comodo prendersela con lo scarpone, il vecchio scarpone del Monopoli. Il vecchio scarpone che è un gran furbacchione, bisogna dire le cose come stanno. Non ce la racconta giusta. Allora. Ok, piuttosto che darle carte a Giulio, me le vendo. Guarda, adesso ti do fuoco. Vai Giulio, arr. Vai, arr. Vediamo cosa succede. Sei un non niente. Morto. Allora, sono tentato di... Dai, proviamo. Ah, aspetta, no, cavolo. Anche qua problema che è a livello iper-ultra... No, Lucky è un 16. For trouble.
No, è un 16, sono uno. No, direi 5. Direi che non lo farò, perché... Dai, lutta la stanza. Tra l'altro ricordo che in Munchkin è meglio morire che perdere i livelli. Sì, assolutamente sì. Sì, sì, è vero. È infatti non, sì, infatti non è facile morire, infatti, il problema è quello. Infatti, cioè. Io ci ho provato per una partita intera. Io penso che dal vivo... al massimo di persone con cui ho giocato quello fisico sia stato in 7-8 eravamo all'ok, Simo. È un bordello, ragazzi. Eravamo all'ok. Casino. Allora, dunque, io qui... sembra interessante così. Ma infatti il limite dovrebbe essere 6, quindi state oltre al limite consentito. Come faccio questa roba qua? Allora, vabbè, nel combattimento posso chiamare in aiuto qualcuno. Sì, è una sorta di maledizione, dovrebbe essere. Beh, più o meno, se ti aiuta. Sì, sì, beh, perché quello che ti aiuta non guadagna nessun bonus. Lord Yahoo, Lord Yahoo, che è 10, 5 contro gli elfi, bardi gli elfi, che brutta merda. Vabbè, ce la fai. Ma può essere anche peggio di così, eh. Cioè, non ho visto male, prima al più 10 al mostro. No, ma la tengo per qualcun altro. Ah, ecco. Giulio, non ti permettere. Per dormire tranquilli tutti, questa frase. Esatto, per stare un po' sereni. Non ero io. Yahoo! No! No. Certo, giusto, giusto. Ci sta, ci sta. Chi di bus ferisce. Guarda. A livello 2 gliel'hai giocata. Guarda. Cosa sta succedendo? Perché hai giocato carte che ti fanno salire il livello? No, mi ha fatto scartare a me una carta che mi ha fatto salire di livello. Ah, due. Che persona fastidiosa! Mamma mia! è un bonus, penso. No, andiamo a vedere. Non voglio immaginare cosa succede ai livelli 8 o 9. Ma cosa sta succedendo? Non ha più carte, semplicemente. Ma potete bannarlo dal canale, scusate. Possiamo andare avanti, che io non ho più niente da fare. Io lo sto aspettando voi. Stiamo aspettando Arturo adesso. Ok, Arturo. Scusate. Allora, continuo. Oh, è il mio turno. Allora, vaffanculo, è il tuo turno. Prima di tutto ci equipaggiamo questo. Ah, cazzo, non posso. Aspetta, meno male che non censuriamo le parolacce minori. Altrimenti devi bippare praticamente dal... Vabbè, apriamo la porta. Ma dai! Uffa! Allora, questo qui è... Ah no, però... Questo qui è duro a farlo così. No, niente. Apriamo la porta, cioè lutiamo la stanza. Quello che vuoi. Vai, continua, prego. Vai. A voi la parola. Attenzione. Urca. Ah. Bigfoot 12, 15. Allora. Contro i nani e gli halfling. Quindi chi di voi è nano o halfling? Nessuno. Perfetto. No. Quindi io posso chiedere aiuto a... Perché le ginocchiere dell'attizzamento? No. No, perché io posso adesso, per giocarmela, visto che da solo non ce la faccio, chiederò aiuto. E l'aiuto però lo posso chiedere a solo due compagni. Ti aiuto per un tesoro. Aiuto gratis. Va bene, io ti aiuto. Allora. A te la scelta. No, Wanagana ti conviene. No, posso solo con lui. Ma 15 pari non vincete. Eh? 15 pari non vincete. No. È vero, ma lui andrà al livello 4 e io mi prenderò tutti i tesori, vero? No. Aspetta. Vuoi che aggiungo più 5 al mostro, così non siete 15 pari? Ah, ok, meno 5. Ah, va bene, dai. Mi fate un po' ridere, ma va bene.
Ah no, questo qui. Aspetta, eh. No, vai, vai, niente. Prego. Ero tentato di rimettere più. Poteva essere veramente la mossa per il content, quello. Giusto da buttare via carte. Esatto, guarda, guarda quante cose puoi fare. Così, cos'ha, così, cos'ha. Ah, però quasi, quasi questa dopo la cambio. Perché quella che ho su. Allora. Arturo va a livello 4 nel frattempo. Arturo è in testa, eh. Se poi sì. Sono solo 7 di scudo. Tu in gamba, basso. No, no. Mi ispiro al top player, ma inarrivabile. Ti è andata bene. Cerco guai. Ah, cerchi guai. Cerco guai, cerco guai. Cerchi guai con un rapier tweet. Che livello 3. No, anche livello 3, un tesoro, un livello, niente di che. Completamente immeritato, se mi dice. Grazie. Prego, prego. E 3 volte, dai. Ma tanto vi aspetto sull'uscio, perché poi so già cosa succede. Tanto io no. Non ci arrivo all'uscio, mi disconnetto. Arturo, tutto a posto? Arturo? Arturo. Niente. Arturo? 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 Arturo fa quello che vuole. Arturo? Arturo, prenotazione bullying? Allora. In realtà non era così, era Arturo prenotazione bullying, perché la ing andava lunga, eh. Proviamo, vai. Vediamo un po' Arturo. Vediamo cosa farà il Giulio. È avvelenato. Sì, lui sono avvelenatissimo. Ma sei anche un wizard. Oh. Ora sono tutto. Guarda, sono anche la classe io. Wizard. Tolgo Warrior, divento un wizard. Ma lutto the room. Stavo lavorando per voi. Ah, ok. Stavi facendo questa promo. Voce radiofonica. Perché ho dovuto cambiare cuffie. Okay, infatti si sente malissimo, sta roba, è una roba pessima. Sì, cioè. si sente veramente molto male. Allora, 3 ore a fare i volumi. Sembra allora. Come quando metti il filtro radio su. Sì, esatto. Open. Solid Snake. Cos'è questa? Ok. Ok, chi tocca? Cosa sta succedendo? Me. Ah, cerchi rogne? Ah, sì. Ecco le rogne. Ah, cerchi delle rognette proprio. Ma che rogne ti sei trovato? Allora. Avrei un piano in testa. Anch'io. Lo spero. Se no il piano ti fa molto male. Allora, dunque, per prima cosa, attenzione. Ho vinto io. Quindi cosa succede? Non ho fatto tempo a ridere. Cosa stai facendo quindi? Teoricamente dovrei hai appesantito il dado. Dovrei averti forzato no, hai fatto 6. Sì. Sei riuscito a fare 6, brutta merda. Piacere. Piacere, se io sono Tash. 3 3 7 8 9 vaffanculo. Ce l'hai in bel suono di beep? Ma proprio 6 dovevi fare, sto schifoso. Ma sai che coi dadi sono sfortunato. Infatti, vabbè. Allora, vorrei una mano? Sì, vorrei una mano. Però aspetta, vorrei una guarda, mano, sì. Sai com'è il detto? Sfortunato i dadi, per fortuna la Roma vince lo scudetto sempre. Ah, certo. Senti, ti do 2 tesori, dai. Arturo, scusa, Giulio.
Sei un buffone, sei. Come... Quindi cosa sta succedendo? Cercando di capire, non lo so. Cosa... Schermo blu, raga. No, perché i tesori non posso fare... Ah, ok. C'è il draft. C'è allora, Andrea che è in crisi da... Cercando di capire cosa bisogna fare qua, perché... Ok. Simone, Simone okay. Ci sta pensando. Allora, può anche non accettare. You will receive the following rewards for every video. Però così è uno. Allora, scusa! Your pick è solo uno. Hai ragione. Sì, sono un cretino. Faccio decline, me lo rimandi? Decline. Se declini, mi sa che qua... Ah, cazzo, è vero. Già. Ah, decline e basta? Sì. Non so se puoi rimandarmelo. Ma cos'è? Allora fa niente. Ah no, adesso c'è... allora facciamo di nuovo così. Guarda, vaffanculo. Riproviamo. Beep. Riproviamo di potremmo nuovo. Fare un beep vocale, lo fai a voce, beep. Allora, io faccio... Mi prendo Arturo. Ma non può essere che... 4... Ma dai! Niente. Non ci posso credere. No, vaffanculo. Faccio comunque così. Allora, mi prendo Tash lo stesso. Mi sento come quello che viene scelto per ultimo calcetto. Cerriamo i tesori. E vediamo come se si diceva l'altro giorno. Che schifo. Ma non è possibile. 2-2-4-4. Ok, va bene. No, è arrivato. Vabbè, presente. Ah, grazie. Lei è molto gentile. Ah, non c'è di che. Certo che fare tutte e due le volte. Allora, la mia idea era di farti entrare e di vincere col dado. Ma sei riuscito a fare 6. Era per il content, ma purtroppo il content e invece portato... niente. Invece per il content abbiamo Arturo che rallenta la partita volutamente perché vuole far vedere meglio le schermate. E non si capisce bene che cosa faccia. No, sta facendo un processo di upscaling della grafica manuale, okay. Però. Okay. Attraverso un nuovo plugin che si chiama Upscaler. Allora, vai di draft. Ok, accetto. Accetto. Arturo ha scritto che sta cercando di recuperare il mic. Penso che lo stia smontando direttamente da un telefono, tipo. Ma prima grazie. Non lo sentivamo male all'inizio. No, infatti era ottimo. Prego, dottore. Aspetta che metto giusta roba qua che tocca a me. Ok, carry. Continua. Allora, io quasi quasi questa qua la cambiavo. Equipiamo questa. Swappiamo questa. Ah, me l'ha venduta? Ah, fico. No, il mazzolo benedetto di Sant'Alleluia. No, fammelo vedere che non mi ricordo com'era il nome in inglese. Ti attacchi. Ma lo puoi vedere da sotto. Da sotto dove? Da sotto, dal mio coso. Vedi tutta la roba equipata. Ma non hai il mazzolo benedetto di Sant'Alleluia? Sì. E diventiamo chierico. Ah, ok. Un'altra prova. Eccolo, molto meglio. Sì, va bene, così va bene. Anche se ti sentissimo male andrebbe bene lo stesso, perché tanto c'è un quarto d'ora per cercare un microfono. Oh, che bello! Continua. Prego. Orco. Cerca guai. Vediamo che guai trova. Il fungo! Comunque no, Arturo, scusate, si è trovato il microfono. Eccolo. Ah, qua Arturo.
Sembra un microfono questo, no? Sì, 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 si sente. Funziona anche come stato, no, no, quello che ho avuto combattuto. Sembrava il mostro che dovevo combattere nella vita vera. Sì, bene. Trasmutazione, i Matrix. Mamma mia. Allora. Vaffanbagno. Così. Ulla, bello. Sì, non benissimo. Vende? No, vendo gli altri. Io tengo, mi piace, sono un collezionista. Anche virtuale. Io ce l'ho e tu no. Esatto. 16. Un gioco. Ah, Tash. Quindi ciao, hai appena giocato una cosa con un nome così lungo che non c'è spazio per l'immagine nella carta. Beh, allora chiedo aiuto a tutti. Io gioco un più 5 al mostro, te lo dico. Bello aiuto. aiuto a te, non al mostro. Ok, vai. Oh, bravo, bravissimo. Vieni. Adesso siamo, io qua, sono qua. Al mostro. Che persona spregevole. Attacchiamo. Vai, vediamo cosa succede. Vediamo. Questa creatura cthuloide. Ah, cazzo, non posso giocarla questa. Vabbè, no. Andate. Non puoi giocare lo Shoggoth. Ecco qua. Grazie per non aver potuto giocare quella carta. Quella carta brutta. Guarda, questa cos'è? No, voglio... Perché ti ho dato due tesori? Ho sbagliato. Sì, mi hai dato un sacco di cose, ma va bene. Bene, direi che... è generoso. Esatto. Esatto. Ho sbagliato. Il magnanimo. Vediamo se si gioca dal gioco. Tocca a me ancora, aspetta. Sì. No, è che sai che quando non vedo muoversi niente, il mio primo, quando non vedo la rotella... Sì, che si è impallato qualcosa. Sì, per me è quello. Attenzione, posso diventare una delle ladre di occhi di gatto. Io giochi. Vediamo un po'. Po. Che classe sono? Non ricordo neanche più. Sono un mago. Adesso. Che vantaggi dà il mago? No, beh. È molto interessante il mago perché se scarti la tua mano con un minimo di tre carte fa scappare il mostro e gli prendi i tesori, tipo questa magia qua. No, sai qual è il problema? Che io ho dei mostri, però ne ho pochi. Vabbè, senti, per il content lo faccio, Questo è per il content, ragazzi, Non ci interessa, tanto alla fine bisogna vincere, non è che siamo qua. Per no, questo è un content. Pazzesco. Per il content, 7-2, per un content. Ma minchia, un... Vabbè, allora dai, se per il content facciamo questo così. Ciò. La mamma però, La mamma. Che donna, malessere, questa mammina. La mano della maniglia. Ma guarda, io adesso... Giulio, ti posso aiutare per tutti i tesori, ovviamente. Solo che si piglia tre livelli, raga. Tre livelli. E allora va bene, ti darò tutti i tesori, sono tutti tuoi. Va bene, dai, ok. Quanti sono i tesori? Vai. Ah, gli ha messo dentro anche un golem. Che cattiveria! No, è la miseria. Non c'è problema, vieni Giulio, vieni, proviamo lo stesso. Quattro livelli. Questo qua sono mani importanti. Come dicevo nel video tutorial, la situazione diventa piccantina quando i tuoi avversari decidono di combattere contro di te. Sì, però non succede più. Non so se hai... sono un babbo. Scusate. No, sì, hai bloccato di nuovo il gioco? No, sì, scusate, ma vedo che... Ah bene, sono uno a 18, cioè impossibile. Esatto. No, ce la potremmo fare, se coso qualche carta che magari aiuta. Allora, guardo anch'io se qualche carta. Ma prima forse di chiamarlo in partita. E prima... come? Jump in e la cornetta di telefono sopra la tua testa. Perfetto.
Allora chiamo Awanagana, perché è l'unico, credo, che mi possa... Allora, quindi ti do i tesori. Certo, ovviamente. Cosa metto? Draft o random? Non lo so. Tanto tutti i 5 gli devi dare, quindi sì, puoi mettere no, draft o random. Tre, ma che 5? No, ti fai 4 livelli. Ti fai 4 livelli. O tutti o niente. O tutti o niente. Quindi draft? Ma random, anche tanto 5. Draft devi mettere tu. Picca lui. Comunque scriveremo agli sviluppatori Deep Wolf di fare una patch di correzione per Giulio. Comunque i tesori sono 4, ve lo dico. No, sono 5. Raga, potete vedere... no, qui vedo pick 1, pick 2, pick 3, pick 4, l'ho messi a tema. Perché guarda che caso. Vai. Va metto 5. Vai random. No, 4 sempre. Si ferma a 4. Lo vedremo poi nella schermata. Un bug magari, dai. Sì, sì, però se si vede questa nella schermata, quante pizze mi offrite? Se però sei andato sul 5, noi lo vediamo. Certo, tanto uscirà la patch, Giulio, non ti preoccupare. Vai. Okay, non accettare. Random 3. Non accettare. No, accetto. Accetto, ma se c'è poi sul 5 io commento. Perché solo 5? Ma non dovrebbe essere 13? Ma scusami, perché 5? Perché c'è tutto. Guarda gli altri. E allora Perché Gummy Golem dice che devi combattere solo usando i tuoi livelli. Ma cosa sta succedendo? Ringrazia a Wanagana, va. Cos'è che ha combinato? Cosa è successo? Non lo so cosa... Ma cosa sta succedendo? Non lo so, ha fatto tutto lui. Allora, semplicemente ve la traduco io, visto che ha giocato la carta cucciolo amoroso, tipo una roba simile, dove tutti quanti i mostri diventano puffettosi e non partecipano alla battaglia. Ma come mai comunque erano 5? Ah, perché l'altro che gli aveva buttato dentro lo potevi combatterlo solo con i tuoi livelli? Sì. Sì, siamo a livello 8. Vabbè, intanto facciamo così. Intanto saliamo di livello. Cominciavano ad esserci già troppi tesori e livelli in gioco. Ho preferito... Intanto saliamo di livello ancora, che non si sa mai. Oh, ma che è sta storia? Mi serve. E adesso apriamo la porta. Mi serve. Eppure, cioè, vabbè, allora... Cioè, adesso voglio la paccia Wanagana. E vedi, adesso qui io... Chi è che citta? Chi è che citta? Qua. Ah no, niente. Ma perché? Non voglio jumpare. Non voglio jumpare. Niente, jumpo, Affan Bros. Adesso jumpo. Un secondo, Non è per rompere. Ah no. È per rompere, perché sennò... Ciupolo. Comunque basta fare continua di continuo. Continua, basta premete continuo. Sì, no, che prima mi ha preso per sbaglio jump in. Finché fa... Cosa sta succedendo? A Wanagana 7. Quando arrivi a 8 dobbiamo iniziare. No, è a 9. È a 9 che... No, no, anche a 8. Ah, già anche a 8. In realtà, visto il tenore delle partite, anche a 3. Anche a 2, anche a 3 inizia a diventare un problema. Cavallo di Troia. Non inizia la città. Sono partiti gli aggiornamenti di Windows. Scusate, era continuo. Era la famosa patch, l'SP. Allora, sto guardando una roba, perché essendo quella classe lì... Allora, prima di tutto ci mettiamo... Ah no, scusate, niente. Apriamo la stanza. E via. Ah, vaffanculo, che palle. Non mi arriva un mostro manco morto. Cos'è sta roba? Dispiace. Ah, no, è brutta, è cosa brutta. È proprio una roba che... No. E lootiamo. Continua. Cosa
signore. Non so, tutti qua sono proprio gli assai di livello. Enraged. Pure. Arrivano le carte sbagliate, però. Non ce la possiamo neanche prendere con chi le mischia qua. No, infatti. Infatti. Allora. Io questo lo combatterei. A meno che. A meno che. A meno che. A meno che ti banno. No. Aspetta, ma se io faccio questo qui a. Non so se poi. È il turno di chi? Mio. Di Tash? Sì. No, niente. Vai. Continua. Perché? Perché ogni volta che uno fa jump in puoi rispondere alla sua mossa. Di nuovo mossa. Rispondere, esatto, perché io odio la roba è... risposta, non mi piace la gente che risponde. Devo farti selezionare il coso di default. Oh no, aspetta, qua è un casino allora. Ai ai ai, che cazzo capita? Di una motosega. Beh. Molto bene. Molto bene. Ci puffa. Scommetto che se mi uscirà un mostro sarà di livello sborone. Il livello sborone è bellissimo. È un livello potente. Ma... Il turno è di Giulio R. Allora. You serious? Un po'. No, ehi, maledetto. Ah, come mi spiace. Ah, che Vedete, aspettate, discanti col mostro. Il mostro è from his end. Quindi perdi tutto quello che c'avevi di utile per poterci contrastare. Come mi spiace, mamma mia. No, in realtà va bene così, cambio classe. Sai quando una persona si comporta male e viene punita dal karma, no? Esatto. E invece? No, invece è un Typh adesso. No, non ancora. No, no, vabbè. Ok, è il mio turno. Vai, sì. Apriamo. Oh, sono necrofobio. Esatto. Che volendo diventare un vampiro... direi che allora, è la scelta giusta. Non puoi aiutare qualcuno che combatte i non morti. Se dov'è, devi lasciare il combattimento. Se tu contro un non morto devi runnaware away, anche se puoi uccidere il mostro. Che brutta roba. Devo togliermi questa peso, Però dai, devono essere non morti. Sì, non sono tanti. Che male. Ok. It's your turn. Kick open, oppure sì, potrei anche guardare in realtà. Vabbè, vediamo. Mostro. Oh, ammazzone. Bastava chiedere. Allora, vediamo un po'. Io me ne scrivo il end. Non fai niente. Porca puttana, però no, così non va bene. Così non va bene. Vabbè, facciamo così. Giusto. Vai, vai. Ok. E vai. Simo si porta a livello 3. Yeah. E prendo una merda. Vabbè. Bene. Pazienza. Che schifo. Oh. Così a caso vengono date le mani. Oh no, no, che merda, no. È bellissima questa.
Aspetta, vediamo se c'è qualcuno che fa il caso mio. No, cazzarola. Un altro Gotianchi. Cosa sta succedendo? Chi è il turno? Arturo ha cercato guai. Ah, ha cercato guai. No, wow. Vadi. Vadi. Livello 7, il giovanotto. Una volta. Chi è? Il fu giovanotto. Lo scheletrico. Le ginocchiere dell'attestamento, maledetto! Quelle sono belle, eh? Sono belle? Sì. Però sei quello a livello più alto, quindi in realtà... Ah, non so, stavo facendo niente. Ciao, piacere. Edusa! Oh, porco cane! Allora, tu chi sei? Sei a livello 6, ti aiuto? Più quattro lì devi dare almeno tutti e cinque bauli. Almeno sì. Tutti e cinque bauli. Uè, 6 a 2, 8, ragazzo mio. Ha ragione. Siamo tutti bravi a contare qua. Qua, non è che. Ragione. Sono d'accordo. Ti aiuto io. 7, 4. No. No, sì, invece no. Ce la potremmo fare. Ti aiuto io per 0 tesori. Ma chi è venduto? Ma no, allora vediamo un attimino qual è la situazione. Ecco, lo sapevo. Eccolo. Ma scusi, guarda, il prossimo turno ti gioco addosso Square House. Perché non mi ha fatto neanche... Vabbè. Ma smettila! Bravo! Bravissimo! Ma bravo! Ragazzi, manteniamo le difese alte in questo caso, Da, vediamo se ho qualcosa anch'io per... No. Vediamo se c'è qualcosa. Basta. 21-19. Ho giocato una carta che non consente più ad Arturo di giocarmi carte contro. Per tutto il resto della partita. No. Però non consente a me. Ma non ti serve. Se voi riuscite a mettere qualcosa. Dico, mi tenervi qualcosa per dopo. Meno due. Se siete tipo... Chi è che di voi magari può essere una classe... Simo, se tu accetti abbiamo vinto. Scarta carte. Siamo insieme, Simo. Siamo insieme. Giulio. Lo so. Non posso. Scartane una delle due che hai in mano e gli fai un meno due, così almeno vanno. Sono pari, quantomeno. Se tu fai continua, Simo, siamo a posto. Vai, continua. No. Non siamo a posto. Aia. Io posso dai solo. Tutta. Senti, proviamo. Ho solo questa. Adesso aspettavo che avrebbe avuto l'effetto opposto. Vabbè, l'hai scacciato. No. Vabbè. Va bene. Grande Giulio. Non so cosa sia successo di preciso. Ma non importa, è successo. Vabbè. È successo. Posso diventare un orco finalmente, che è un po' quello che aspettavo. Sai che ti dico? Che no, non divento un orco, ma vado a cercarmi dei guai. Dai, pazienza. Comunque, Giulio, le banane si mangiano, non si mettono su per il culo. Te volevo ricordare. Attenzione, io credo. Sento gente che digita sulle tastiere. No. Cercandosi le vostre categorie preferite. I video più. Vai, continua. Vai. No, niente. Questo è un ratto maulo. Quindi... Mamma mia, e lo prende qua. Nel. Esatto. Che rima raffinata. veramente il Petrarca. Mi sembrava più una rima baciata. Esatto. Di dietro. Va bene così. Cos'è sta roba? Bene. Allora. Open the door. Che ecco. Palle! Non morto, più
Ah, non posso cercare. Non posso cercare guai? Vuol dire che non hai mostre in mano. Hai ragione. Non dovevo dirlo, ma fa niente. Tra l'altro nel gioco di carte noi ci buttavamo addosso i mostri, se sì, ti ricordi. Sì, esatto, così a casa. A chi non aveva poteva giocare un avversario. No, interessante questa roba. Proprio, no, proprio addosso, allora, tipo per tagliarsi, tipo le amette così. Se lanciavano. Ok, sono un gnomo. Ecco. Bardo. Bravo. No, no, gnomo bardo no, da far fuori subito. Sono un gnomo bardo. No, troppo forte. It's your turn. Kick open. Aspetta, vediamo. Allora, aspetta un po'. Chi è che sta vincendo? Quelli che hanno provato a fermarci prima. Che erano? Giulio. Awanagana Giulio. E Arturo. Giulio al 2. Arturo. Sono due, sono ridotto in disastro. Vabbè, apriamo la stanza, vediamo. Change race. Ma che vabbè, palle. Tanto non c'è la razza che ti frega. Se non ce l'hai non perdi un livello, no? Non perdi niente. Okay. No, non con questo. Allora, aspetta. Allora ci mettiamo... Ah no! Ah, la razza, non la classe. Esatto. E niente, loot the room. Che palle, però. È loot alla room. Sei un po' sfortunato, sì. Oh, è vero. Mezzo sangue. Facciamo il mezzo sangue. Oh, i mostri tutti a voi, eh. Sì, infatti adesso, visto che avete sfogato tutte le vostre ire prima contro di me, voglio proprio vedere adesso cosa fate. Non ti preoccupare. Stai nel tuo. Tu, Arturo, non ti permettere di parlare in questo momento. Guarda la mia reazione. Cos'hai fatto? Non lo so. Hai dato un potenziale. Ah, io non posso neanche partecipare perché è un non morto, quindi... È vero. Esatto. Sono necrofobo. O necrofilo. Guarda, guarda! Avete regalato il livello. 8! Bravo! 8! Well played. Well played. Well played sta minchia. Mi sembra che ci sia un po' un favoritismo in questo momento. No, adesso bisogna solo imparare chi sono i tuoi amici e chi invece no. Chi sono i tuoi nemici, certo. Che per dire la maniera, chi sono i tuoi amici e chi invece è Taz. Non potevi forse vero vincere. No, in realtà ho giocato, ma pensavo di fare un'altra cosa. Pensavo di ammazzare arrivo, giuro. Dicevo, non si può vero vincere pagando i 1000 gold. Da 9 a 10 forse non puoi andare, vero? No. No, però puoi andare da 8 a 9. Sì, da 8 a 9 sì, eccolo. Ed fatto. Ecco qua, tranne, che è andato a 9. Tranne con quella carta che diceva può essere il livello che ti fa vincere la partita. Che ah sì, che non mi ricordo. È il clerico, quella, il clerico, la cosa divina lì. Comunque attenzione ragazzi che Arturo è a livello 9. Ci siamo, siamo agli sgoccioli. Un po' gli sgoccioli, no, siamo assolutamente agli sgoccioli. Attenzione, direi che lo combatto. Arturo a livello 9, quindi vero che nessuno sprecherà carte su di me. No, adesso in questo momento sei uno stronzo, ma no, è vero. Nuova. Anch'io sto tenendo le maledizioni contro di me. Istantaneamente siamo tutti amici. Simo. Ah, scusate, vai. Grande Tia, bravo, sei uno di voi. Grazie. Sei un po' troppo tranquillo, mi sembra che tu hai in mano delle carte che possono tornarti utili. Sono un po' preoccupato, No. Vabbè, Wanagana ha in mano 5 carte, Tash 6. Più un altro. Più un elmo del coraggio, più il drago da la Madonna. Hai pure le 7 sfere del drago? C'è di tutto, c'è. 12 carte nell'inventario. Ecco, finita la partita. Ah, ecco, ma quindi praticamente... Hai le mani piccole. Ho giocato una maledizione su Arturo che non gli consente di utilizzare armi... Non è una brutta idea. Finita la partita. Ma quindi le carte che mettete nell'inventario... Sì? O le vendi o le tradi. Sì.
Sì, sì, esatto. Cioè, perché noi c'era quel problema che ce le facevamo ritornare in mano. Ah, è vero, c'era anche quello. Sì, è vero. Sì. No, non le puoi... Tutto quello che è giù, che sia nello zaino, che sia settato, sì, o come deve stare infatti. Giù. Posso diventare un ognometto. Che bello. No, non me ne frega niente di essere un ognometto. Niente, ho solo carte per cambiare le razze. Adesso cambio la razza e divento... No, l'orco no, ma... Anche perché non hai nessuna razza tu, tra l'altro. Halfling. No, qualsiasi cosa faccio perdo, quindi... Perché perdi dei bonus, probabilmente. Sì, sì. Ah, ok. Sì, già, ho fatto il tipo. Allora... Porca vacca! Ecco. Aia! Buona mano. Non conta il mio livello, ma solo le stufe. Ah. Sì. È tazzo. Puoi usare. Merda. 12, 7... no, Tash è 19, ma... È 12, quindi di bonus. Però, quindi vale anche per noi. Come lo vedi che il suo bonus secco da capire? Vabbè, sono 19 meno 7. No, fai 19 meno 7 del livello. Io non ci arrivo perché, neanche. Scusami? Perché tu sei 6, vedi? È 7, No, ho capito al contrario, sono un coglione, abbi pazienza. Sono un A parte che non ho capito, il mio livello non conta. Non complimentarti, non elogiarti a una gana. Hai perfettamente ragione. Non mi sopravvaluto. Allora, io però faccio così, guarda. Per il momento provo, per l'ennesima volta e per il content... Ecco. Attenzione. Attenzione, attenzione. Allora, io scarto questa carta, confermo, e io chiedo a 8, 9, 10, 11, chiedo a Tash di accettare e di... No, ma non è... Vabbè, ma dai, ma... È la terza volta che... sei... no, vabbè. Allora, 4 tesori. 4, 6, 4, 10. Eh no, mi serve per forza Tash. Tiro tutti e 4 i tesori. Va bene. Che venduto. Ok, vediamo così. Accetta. Share treasure random. Accetto. Strano, accettato. Eh beh, fai un po' te. Tutto si può comprare nella vita. Siamo tutti d'accordo, vero? Tutto si può comprare nella vita. Brutte merde. 19, 1! Grazie! Vediamo, vediamo. Cosa sono le brutte cose? Perdi 1000 gold in... Hai un potenziamento, vero? Sì, ce l'ho. Sicuro? Sì. Ok, non sei convincente. Puoi giocarlo? No. Adesso no. Okay, vai. Quando passerà a me, No? È perché hai fatto continua prima. Ma non devo fare jump in. Jump in è quando entri. È di fare jump in. Sì, sì. Ah, scusate, no, non ho capito la meccanica. Non ho capito la meccanica del gioco. Sottile e raffinata, tra l'altro. Sì, io ce l'avevo, ma. Che è successo? Devo scartare 1000 e vabbè, scarterò. Non perché ho tirato 1000. Una. Se no, perdi tutto. No, allora teniamoci druidi. Poi, porca puttana. Ma tu hai scappato. Vai, vai, scarta roba, scarta roba. Io ho giocato una carta che mi fa scappare. Ah, ok. Ah, tu sei scappato, ecco. Infatti, dicevo. Ho capito male, se no la giocavo al potenziamento. Oh. Allora, vai, questo lo puoi combattere. Finalmente. È andato a 2. Madonna. È perché è meno 3 contro i wizard. Ah. Vai, vai. Ah, già. E meno 2 se è sabato, tra l'altro. È vero. È vero. È vero. È vero. Ed è sabato, raga. Cioè, incredibile. Ed è sabato. Quindi, per voi che state guardando questo preciso istante del video, è sabato. Per coloro che non lo adesso vedrete nel mio video il fatto che mi è rimasta bloccata una carta
in mezzo allo schermo, così, a cazzo di cane, e non va più via. Oh, vabbè. Dog's Dick. Ah, il Mazzolo Benedetto di Sant'Alleluia, la staffa, beh, la staffa al Napalm. Non riesco neanche a leggerle bene, perché c'ho sta carta in mezzo che rompe la... Non è che la stai selezionando col mouse? No, non sto selezionando col mouse. Posso provare a fare così, per esempio, ecco, a cambiare la schermata. Tipo fare option e resign. Esatto, no, ho fatto inventory. Ah, che furbone. Oh. Ehi, come hai fatto? Alla faccia. Sta vendendo tanta di quella roba che la metà basta. Ha vinto. No, è al 7 sto schifoso. Artù, ehi là. Ah. Come mi dispiace. No. Sei stato cursato. Nel tuo prossimo fight non puoi avere bonus dagli item più, oltre all'armatura. Oh, come mi dispiace. Che a me. Volete una mano? Vi aiuto a gratis. No, in questo momento siamo a posto. Devo guardare la mia equip. Arrivo. Porca vacca. Questa qua è complessa. No, lì sono... Siete troppo carichi voi. Ho paura a fare qualsiasi cosa in questo momento. Passa. Allora, passa, dice qualcun altro. Vabbè, uno dice, sai. Mamma mia. Ho sbagliato. Allora, scusate, ma è un po' complessa la situazione. Mm-hmm. 1, 2. Rischioso, questa giocata qua, ragazzi. Chi sta guardando la mia mano? Certo. Ok. Hai venduto un po' di roba. Ho venduto un po' di roba. Alzato l'attacco ma abbassato la difesa. Senti che frase, alzato l'attacco e abbassato la danza. Sapete, in tutto questo mi spiace un... Ho giocato una piccola maledizione da Arturo, l'ho portato a 7. Ho visto. E sono l'uomo più maledetto del gioco, terza maledizione. Due fisse. Come mi dispiace. In tutto questo io noto che Giulio, che prima comunque stava sgradassando nella partita precedente, è ancora a 2 e di questo siamo molto tristi. Attenzione. E infatti, gioco contro me stesso. Non posso aiutarti perché contro i nasi, io essendo un ognomo, io ti aiuto volentieri, proprio senza chiederti niente in cambio, proprio un aiuto free. No, non ti fidare perché perde la maledizione. Hai scartato una carta di da 7 di forza. Oh. Che uomo impavido che sei. È vero, infatti. Ho capito, però, cioè... Ecco. Cos'è sta maledizione? E sono sempre a 2. Non ho fatto neanche in tempo a vederla. Come faccio a sapere che maledizione era fosse? Maledizione, il carburatore si inceppa. Comunque, a destra c'è il riepilogo. Ti ha maledetto un pezzo. A destra c'è il riepilogo, se ci passi sopra. Questo. Ah, allora. La tua spada è maledetta. Ha perso tutti i poteri. Infatti sei passato da 9 di potenza a 7, mi sembra. Ah, fantastico. Bene, la mia... vabbè. Vai, cerchi così o luppi la... Perché cerchi? L'ho luttato perché non avevo dentro un cazzo. Vabbè, ok, va bene. It's your turn. Kick open. Mamma mia! Chi è Mario? It's me! Oh, che bello.
Ah. Che cazzo gioco? Vediamo. Carrier Land. Facciamo Allora, io chiedo se qualcuno mi dà una mano, però non lo so. Io te lo do volentieri. Io per un tesoro, uno solo. Io zero. Allora. Però comunque fuori, sì. Allora, aspetta. Buona gana me lo dà maledetto, quindi non so cosa voglia dire. Perché io sono... Però non è uno morto, conto... quindi perché conto come halfling? Non lo so. Posso, chiedertelo, ma non... Chi è che ha detto che mi aiuta gratis? Io però siamo a 14, quindi siamo a pareggiare. Ah. E quindi non so se hai un bonus, posso darti una mano, inteso che con un più 2 vinciamo, però se no no. A Wanagana invece ti dà... Sì, ma ti dà 2 più 5, perché uno è un halfling e l'altro è visto come un halfling. Occhio. Infatti. Diventano cifre importanti. Allora no. Allora niente? Non possiamo. Invece se lo chiedo a te, Andrea? Io... Aspetta, arriviamo però a... Aspetta, Arriviamo a pari. Arriviamo a pari, esatto. Sì, ma il mostro va a 19. Ma il vostro va a 19 perché io conto come un halfling, teoricamente. Ok. No, dai, allora faccio così, guarda. Ottimo. Prendo i tesori e scappo. Sono senza carte. Che bello. Io ne ho 3, ma non mi servono. Allora, aspetta. Le 4 che sono arrivate penso che siano un po' più belle. Allora. Io devo fuggire, quindi temo che farò un resign anche perché... Adesso anch'io stacco perché tanto devo... Quindi io farei anche una chiusa e ovviamente guardando i valori direi che chi ha vinto è evidente. Bravo Arturo. Bravo Arturo, cioè... Esatto, siamo d'accordo, siamo d'accordo. No, sarebbe un ex aequo, però se vediamo la potenza e la forza... No, guarda Simo è salito, Simo è a 8, infatti. Simo zitto, sta per... Infatti... Io ci provo. Vai. Arturo era 9, perché adesso 7? Perché gli ha tirato giù... Maledizione. Maledetto. Ecco, maledetto livello. Arturo. No, Santa. Ti aiuto io. Prima, la mia ultima azione prima di chiudere. Ah no, diventeremo pari, quindi diventiamo pari. Vabbè, però diventiamo pari, Sono maledetto. Bravo, meglio. Non so perché sono maledetto, c'è qualcosa che non va. In realtà Arturo mi sta chiedendo aiuto e sono obbligato ad accettare perché ho la maledizione su di lui. Forse per quello che è maledetto a buona gana deve accettare per forza. No, lui ha una maledizione, quella che viene malinterpretato. Visto che penso. Anzi. No, io non so perché ho questa maledizione che tra l'altro. Perché qualcuno te l'ha lanciata prima, forse Mattia. O l'hai pescata? No, magari l'ho pescata, ma non so che cosa. Necrofobia, se la vedi è settata in viola. Ma necrofobia ce l'ho, è quella che non posso non posso. Sì, ma sei maledetto in generale. Mai non morti, cosa c'è? Ok. Vai. Ecco, che merda. Cacchio, ragazzi. Invece ce la fate. E ti dirò di più. Siamo ancora qui. Sì. Voglio provare questa esperienza. Così proprio. Addirittura a livello 3 arriva. Mamma mia! Sì, no, non avete visto cosa ho fatto, però. Sì, l'hai dato ad Arturo. L'hai giocata? Dai, Giulio! Ragazzi, io vi saluto e poi guarderò il video come è finita, ma ho già capito chi vince, quindi corrotta. Non è detto. Ciao a tutti. Ciao Giulio. Bella. A parte che fra poco stacco anch'io perché la pignatta.
20 Taka. Contro 3. Vai, Tash. Che bello, uccidilo, non uccidilo. Non fa niente perché tanto... Non fa niente, tanto va a 9, prendiamo un tesoro tutti. Bello, ok. Wow! Siamo allo stesso livello, peccato 9, per 9. Tutti di attacco. Chissà se adesso Arturo aprirà la porta e ci sarà... Ma Giulio non ha resignato. Sì, Giulio, che c'è adesso? Sì, diventa Giulio. L'intelligenza artificiale che si ritira. Infatti sarà molto più bravo di Giulio, la roba incredibile è questa. Sì, infatti. Adesso salirà di 4 livelli. Guarda, cosa se roba. Vince Giulio? Adesso fa l'orco. Scarta lo gnomo. Prova a rubare una carta. Ma non ci riesce. Ma non ci riesce a perdere il livello. Giulio. Ma è ancora, tanto è impavido, che gli frega. E Halfling? Sta giocando già meglio di Giulio. Sì, beh, sì. Mica, ok. Ecco. Okay. Qui ovviamente nessuno aiuterà. Aiuterà ma, questo energumeno. Random treasure... Sì, sì, li prendo io, accetto. Effettivamente. Sono tesori, cioè. Eccomi. Ah, cazzarola. Sono tre tesori che a me servono, ci mancherebbe. È molto più generosa di altri di noi. Certo. Yay! Ok. Questo cos'è? Io aspetto solo che aprite la porta e succeda una cosa. Ah, è Chierico? Sì. È qui. Dov'è Chierico? Dov'è? È quello a fianco a quella specie di roba sotto la T di Tash. Sotto la T di Tash. Ah, Resurrection. Ah, ho capito. No, puoi scartare tre carte? No, non è per le abilità in sé, ma è per il fatto che esiste una carta all'interno del gioco che è tipo benedizione divina, qualcosa del genere. Che dice che se sei un chierico sali di un livello, cioè i livelli sali anche se sei dal 9 al 10, quindi hai ok, vabbè, cos'è? La famosa e può essere il livello che ti fa vincere la partita. È quella, era esattamente quella, era quella. E in fondo dice anche che poi puoi sbeffeggiare i tuoi avversari. Me lo ricordavo, me la ricordavo questa cosa. Sarebbe bellissimo che il primo episodio si concludi così. E allora apriamo la porta. Che poi si apre la porta, no. Faccio la foto. Arrivano le tasse. Sì, ho capito, però cazzo. Scarta una... Cioè, io veramente una roba che non sta né in cielo né in terra. Maledetto. Maledetto. No. Tasse. Ah, l'elmo. L'Horny Helmet. L'elmo ingrifato, cioè. L'elmo ingrifato, yes. Vai, Simo. Cosa devo fare? Devi scartare una carta. Devi selezionare. Ah, scusa, ero io. Ah, scusa. Cioè, l'unica cosa che mi dava un bonus, vabbè. Valore di 100. Sì, l'ho messa piccola, tanto non... In una partita live di questa qua ho fatto valore 1300. Ecco, sì. Anche. Ce lo ricordiamo ancora oggi. Poi Arturo me l'ha fatta pesare per un po' di tempo, però. Dai! Ah, non dai. La giochi? Cosa? Ah no, devi aprire la porta tu! Ah, devi aprire la porta tu! Devi lottare la stanza. Ah, devo... Allora aspetta. Oppure puoi combattere un mostro. Combatto un mostro. È una pescata in meno. Che palle. Questa è. Bubblehead. È roba tua. Attenzione, Simo a livello 8. No, sono io. No, io. Anche Andrea, tu, Andrea. Sì.
Adesso prima non fa niente, è che è tanto... io non c'ho un cazzo da... devi scartare un... Ok. Per il culo bardico. Oh! Ah. Cazzo! Olla vacca! Cazzo, 10. Mannaggia. Aspetta, perché sono umano. Cazzarola. Ah, perché sei umano? Ah sì, sei umano, è vero. Due tesori, vai su di un livello. Cazzo, aspetta, livello facciamo 9. Così. Vediamo se... voglio vedere se... Ah, cazzo! Ah, non ti aiuta nessuno, brutto schifo. No, no, ho provato solo... A Giulio. Ormai sei livello 8, non ti dà più la mano nessuno. Allora, vabbè, se faccio così... No, arrivo a 10... vabbè. Amen. Ce l'ha fatta. Non ho guardato le brutte cose. Vabbè. Era per Devi, non mi ricordo che cosa. Attenzione. No. No. Fa male questa. Perché se la giro io mi fa male. Dai. Ah. Trappola per turisti. Non posso trovare, non posso andare a cercare guai. Ah sì. Ci dispiace. Tanto hai finché finito. Finché non aiuti qualcuno l'ho fatto a vincere un combattimento. Così almeno puoi pescare due volte. Ah! Mannaggia. Però non era quella. Mannaggia. Mannaggia. Sì, anche perché quella carta lì... Ma non era... Quando ma non era... devi subito giocarla. Non era quella carta che adesso vinci sbeffeggiando? Non c'è più? Sì, sì. Non ce l'hai? Ma chissà, non ce l'ho. Deve... Esce in automatico quando peschi. Perché tanto quando la peschi, la prima cosa che c'è scritta è questa carta la devi giocare immediatamente. Comunque ti ha rubato le ginocchiere dell'amore, Giulio. Dell'attezzamento. Ma io pensavo che l'avessi già in mano quella carta. No, quella appena la peschi devi essere subito. Quindi sai che è ancora nel mazzo, perché sennò sarebbe già autogirato. Infatti. Oh, sì, infatti. Che brutta roba. Questa è una cosa bellissima invece. Vai che livello fai 9 a Wanagana. Sì, ma non, per il momento non riesco a difenderlo. Pronto? C'è tensione. Vai. Spegni il motore. Ok. Dado appesantito. E poi c'è il dado riappesantito. Sì, esatto. Devo dare una carta a chi? Ma perché ho 6K? Oppure puoi settartele se vuoi, se riesci. Ok. Oh, arca vacca. Ah, che palle sti Wandering Monster. Oh. Ma che palle. Prego. No. Porca miseria. Diventa un bardo. Bardo codardo. Ho scartato la carta del bardo, mi sa. Te sei equipaggiata.
No, non ce l'ho più, l'ho venduta. Boom, devo scartare, raga. Devo darle a Giulio. Dai, se vuole essere un orco, 2, 4, 5. È calda. Oh, no. Generosità. Che bello, che bello essere al 9. Devo darne uno a ognuno di voi. Non è assolutamente stressante. A noi, noi la accetteremo con ringraziamento. Con grande volentierezza anche. Uno per ognuno di voi. Sì, che male che fa sta roba. Mamma mia. Malissimo. Quindi io che cosa mi prendo? Maledizione. Maledizione. Ah, se finisci la roba, ti prendiamo la roba dalla mano, che bello. Esatto. Veniamo a casa tua a prenderti il divano. Direttamente. Bella. Oh, sì, generoso. Quindi? Non so, stiamo aspettando che stia girando un po' di roba. Va bene. Bravo ragazzo. Prego. Solo lottare la room. Certo. E comunque Giulio mantiene il livello 3. Sì, già. Sì. E lì. Pingere. Prova a rubare qualcosa. Ma non ce la fa, perde il livello. Proprio un asino sto. Dai, prova sempre per riuscire a è l'unica cosa che può fare. Apri sta stanza. Svuota sta stanza. Ma dov'è finita sta carta, maledizione? Tanto alta. Non hai letto l'aggiornamento del gioco? Non c'è, infatti, c'è una patch. La patch è... Allora 17. La patch anti-touch. Allora, questo non ci serve. Ok. No, direi che per il momento questo non mi serve. Vabbè. Buttiamo la room. Sono un guerriero. Bravo. Ciao guerriero. Il guerriero, esatto. Vince i pareggi, eh? Sì. Non ricordo male. Sì. Vince i pareggi. E poi può scartare le carte e prendere più uno. Fino a 3 carte. Ah sì. No, e mi discarda a casa, trai. Oh, grazie Simo. Sono wizard due volte praticamente. Che palle. Se cerco problemi, aspetta, Eh sì, il problema è che... Aspetta, Però potrei fare una roba. Vediamo se funziona. Attenzione. Cerca guai. Ah, non me lo fa fare. Cosa? Perché non me lo fa fare? Quello del mago, di scartare le carte. Perché deve averne almeno 3. Deve averne almeno 3. Ah, cazzarola. Vabbè, run away. Ah, no, potevo chiedere aiuto al Giulio. Vabbè, fa niente.
aspetta. Pazienza. Magari. Cosa avete fatto? Ma se fai jump in e chiedi aiuto. Ah, proviamo a chiedere aiuto a Giulio, vediamo cosa succede. Non ci credo che ti dà una mano. Non credo che lo faccia. Aspetta. Se no altrimenti poi... Dipende quanti livelli gli dà. Dipende quanti pauli gli dà, secondo me, in suo caso. Craft. Boh, non so cosa sto... Ah, così. Vediamo. No, e rifiuta. Fanculo. Gli ho dato tutti i cosi, eh. Ho dato anche le chiavi della macchina, ma niente. L'intelligenza artificiale è più intelligente di certe persone vere. Perdi due oggetti piccoli. Sì, intanto non c'è un caso. Aspetta, cos'è questo? Perdi l'armatura, quindi basta. Non è piccola l'armatura. Ah, ok. Posso... Sì, sì, è piccola. No, ma cazzo, questa è l'unica cosa che mi dà un bonus. Non perdo livelli, né? No. No, no. Sono obbligato a perdere però, due oggetti tanto piccoli. Comunque questo lo perdo comunque. Niente, continua. Per forza. Schiacciato. Eh sì. Ah, ho perso il livello. No. No, no, hai perso l'oggetto. No, ho perso l'oggetto. Ah no, ero otto, sì, sì. Allora. Attenzione che adesso c'è il livello 9. Che ovviamente pesca un elfling. Maledizione. Beh. Va a combattere contro un mostro che gli dà due livelli. Non possiamo. Ma hai potenziato lui? No, no, potenziato me. Si è potenziato lui no, da solo. Pensavo, no, Andrea, pensavo che stessi giocando qualcosa. No. Andrea ha potenziato il mostro. Pari. Mi sono subito potenziato. Posso fare qualcosa? No, non posso fare un cazzo. Perché mi dice... Non posso fare niente. Io direi facciamo così. Ah, perdi l'armatura e il cappello. No, scappa. Ce l'abbiamo fatta. Scappa. È scappato con successo. Si è scappato Fatta con bene, successo? Eh? Non è scappato, ma io non vedo che sia scappato. Però. Sì, perché devo fare una mossa io volendo. Ah, il cavallo di Troia, eh. Invece apri sta porta. Ta-da-dan! I ratti. Bella Madoid. Mi 17. Sa che ha vinto. Cazzo, no. Attacca. Giulio così alle spalle. Che fastidio. Questa è la mossa della Giulio. Giornata. Madonna. E quando uno non se l'aspetta... Questa è la mossa della giornata. Così, appoggiato. Grande Giulio! Che fastidio. Grandissimo. Giulio fastidioso anche quando è assente, cioè proprio di base. Cazzaro. E adesso ti ciula anche la roba, guarda. No, non ce la fa. Un asino. Sì, vabbè, tanto livello 1, adesso continua a buttare via carte. Eh sì. L'obiettivo è rompere le palle in questo momento. Sì, Illusion. Anche l'IA del Giulio. Sì. Vedi. Lutta. Ok. Boh, adesso fuori dalle palle, via. Ok. Boh, momento. Va bene. Più passano i turni, più diventa pericoloso qua la faccenda. Ma il problema è che qui sì. Allora. Classe. Dai! Allora va Giulio. Grazie Simo.
Pick open. Mannaggia. Ma che palle, ma tutta roba altissima. Che palle. Vabbè, proviamo, va. Fa culo, Giulio. Porca coglioni. Lo stesso. Uffa. Poco collaborativo. No, io non ho. Poi tutti contro gli umani li prendo io. Non ce l'avrei fatta. Non ti faccio niente, ci mancherebbe. Ce l'hai fatta, sei scappato. Ah, beh, ma tanto non è che. È il secondo fugone di fila che riesce a fare, perfetto. Sì. Vero, è portato per il fugone di fila. Attenzione adesso qua anche Arturo che pesca un wizard, ma non noi non ho ancora imparato a pescare questo gioco. Lutta la stanza e non succede niente, signori. Niente. Cioè, niente. Ma non ho capito. Ha lottato la stanza, ma non è la carta che volevo io. Sì, ma che carta era che non si è vista? Non puoi vederla, quella della lutta della stanza. È vero, quella della stanza non la vedo. Se vuoi te la dico. No, vabbè. Se ti fidi di me. Oh, perdi due carte che già mi va bene. Okay. Ah, che noia. L'unica carta che mi serviva. Madonna, se riusciamo a fargli perdere la classe a Tash. Dobbiamo trovare come riuscirci, però. Già il fatto che non può combattere una buona parte di partite, va bene. Infatti la roba lì. Adesso scarta tutto. Che pesante che è sto qua, però. Adesso gli scrivo in chat. Però la mossa di prima top. Sì, quella di prima spettacolo. Poi con disinvoltura, cioè tutti noi che ci preoccupavamo e lui serenissimo, che sapeva già cosa sarebbe successo. Aia! Hello Moto. Sono al 9, quindi voi non mi aiuterete sicuro. Ma direi che proprio non... Facciamo che ci pensiamo. 13, 14, 15, allora io... Ma anche quelli che aiutano prendono i livelli, non mi ricordo. No, solo l'elfo. Solo se sei elfo come... Ma esatto, okay. È vero. Come razza, e non come classe. No. Ah, fino a 3... Ma... Occio. Il guerriero scarta carte. Tutti che aspettano la mossa per buttargli il mondo addosso. Io non ho malus. Sto cercando di capire. Sì, ci crediamo. Cosa farà il nostro guerriero? Vuol fare un flame of quench e then destroy. Dove? Scappiamo per forza. Cazzarola. Io sento il rumore di un 56k. No, oh, era il rumore del... Vabbè, non perdi niente. Fail! Forse. Non hai perso niente. Non hai perso roba? Sì, ma... E apriamo la porta! Ma dai, ma tanto non c'ho niente. Vabbè. Manca quasi bene. Dai. Una maledizione in più così, per gustare. Qui... Temo che ci stiamo avvicinando. Questa fase di stallo è peso. No. Che brutta roba. Io attacco. No. Più 10 al mostro, grandissimo. Sapevo. Ma adesso arrivano tutti. Giusto. Perdi un item, va a 15. Lo batte ancora, però. Ma non è finito. Cazzarola,
Lo farei. Mi sa che. No, no. No, no, aspetta. Fai jump in. Qualcuno ha fatto cose, non è che. Ah. 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 Il teddy bear. Il teddy bear. Ok. Questo devo tenermelo per me. Per salire il livello. Sì. Però, se no. Qui non si va avanti. Per il momento, io farei continue. Cosa succede, Arturo? Cosa sta succedendo? Beh, Arturo, avrai qualcosa che ti aiuta? Hai sei carte in mano? Ho la speranza in Jud. Ah, non hai niente da aiutare? Ha solo più 10 al mostro. Ho tanti bonus per i miei avversari, ma pochi bonus in mio favore. Ma posso giocare qualcosa? Che mi fa jump in quando non posso fare un cazzo? Cioè, non farmelo fare neanche... Hanno risparmiato sul codice. Ah, giusto. Così, per non saperne leggere né scrivere, diamo una pompatina anche ulteriore. Ho detto perché sennò qua... cioè, non si sa mai cosa potrebbe succedere. Da sei carte, st'uomo, cioè, non è che... Giusto, è giusto. Scappo prima da questo. Aia! E non scappa. No, no, aspetta, aspetta. Ah, hai visto male. Appesantisci il dado? Avete visto male. Ho visto bene, ho visto bene. No, vabbè. Adesso non posso. No, era rifira. Scarta tutta la mano. La mano. Ok, no, no, no. Prima di scartare la mano, scarto. Quello no, quello no, quello no. Uno di questi due è questo. Posso ritirare le cose dell'Halfling. Ah, vero. Vai. 5, va bene. Bravi, raga. È stata una fuga decorosa. Continuo. Vai, Tash. Ci sono. Metto via. Momento, dai. Via. Dai. Mostro livello 1. E apre la porta. Aia. Ok, signori, io non ho più niente. Ve lo dico già. Manco io. Quindi io non ho più niente. Quindi o Giulio. Giulio, salvo Giulio o Arturo. Backstab. Prima pugnalata. però. No, io non ho più un cazzo. Quindi. Più 5 al mostro. Fromel. Ma Ancient più 10 al mostro. Intelligente. Va bene. Io. C'è una roba che non mi fa fare. Ah, comunque perdi 2 livelli. È quello che stavo notando. Stavo sì. Pensando proprio a quello. Più che altro sto guardando una roba che è una carta e non capisco perché non posso usarla. Ma come mi dispiace. Aiuti. Maiale. Ma anche no. Se ti aiutava il Giulio, cazzo, sai che figata. Voloso per 6 livelli. Per 6 carte. Cazzo, perché mi fai giocare sta carta qua? Ma che carta è? Posso scappare. Non puoi scappare. Non ci sarà qualcosa legato al tuo equipaggiamento o balle varie che non ti fa scappare? O è l'incantesimo, la maledizione che hai? Ah no, ecco, raga. Ci sono. Mannaggia. E siamo ancora in giostra e apriamo sta stanza. E dai però, che palle. Dai Giulio, fammi sto favore. No. A Wanagana mi fai sto favore. Ma è... A parte che tra poco devo andare comunque, quindi... Oh, che brutta roba.
Questa qua. Se tanto ti ammazzano, ritorni a livello 1. Allora. È vero! Cioè, se ti sono scappato. Ah, è vero. Io, vabbè, take an action. Non posso continuare. Giulio inizia a ridere da quello che vedo. No. Oh, che culo. Ce l'ha fatta. Però sei andato a 7. Hai perso solo i livelli del mostro. Che comunque ti fa perdere 2 livelli anche se scappi. Questi. Ah, quel mostro lì ti faceva perdere. Madonna. Ah, anche 2 livelli. Quando appena lo incontri hai 2 livelli persi di partenza. Ah. Dai, ma Cristo. Giulio? No. Ci stiamo provando, ma... Credible. Dai, quindi... Ah, però sei fortunato con le fughe. Minchia, impressionante. Beh, sì. Dungeons and Dragons, allora. E pesca un guerriero. No. Meglio il bardo. Dai! Naturalmente, essendoci tutte le espansioni, ci sono più carte, quindi meno possibilità che esca quella. In qualsiasi caso adesso si dimentica cos'è, quindi anche se la pescassimo no! Non è un problema. Oh, grande. Cazzarola, questa è una merda. Pescala adesso, quel momento, Mattia. Regalati adesso un gli sogno. Uscirà sicuramente. No. Questo è un problema, però. Sì. Dai, Giulio. Giulio. Eccolo. Dai, Giulio. Oh, sta salvando la partita. Il top player. Backstabbato. Madonna. Niente. Sai che è finita? Temo di sì. Io non ho niente, quindi. Eccolo! Ce l'ho fatta! Brutta merda. Eccolo! Grazie a tutti, grazie. No, grazie a tutti, un bel niente. Ma tutti. Che grazie a tutti. Va bene, allora adesso... Per avermi aiutato questa vittoria. Adesso torniamo in clima invece extra munching, ringraziamo quelli che ci seguiranno, ovviamente faremo dei tagli perché non gli possiamo far vedere una roba da un'ora e passa, è terribile, però grazie a tutti i casual nerd che ci stanno seguendo, giusto? Assolutamente, grazie a tutti quanti, grazie soprattutto per aver supportato questa mia vittoria. Dico giusto. Iscrivetevi! No, Ash ovviamente non, no, perché è talmente inebriato dalla vittoria che non sta capendo niente. Ha spaccato tutto. Sto stappando. Secondo me sta facendo l'elicottero. Diciamo chiaramente. Ecco, sta stappando. Sicuramente, quindi iscrivetevi, poi. Mettete un like. E seguite il canale Telegram. No, la campanella, insomma. La campanella. E niente, alla prossima. Se volete vedere vincermi ancora, basta segnate la campanella. Un bel niente. Ecco. Questa è la maxi storia di come. Ciao ragazzi! La vita è cambiata. Ciao! Ciao a tutti!